Una regione a vocazione nautica. A rappresentare la regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e viabilità, ambiente, tutela del territorio, ecosistema costiero, partecipazioni regionali. Le ho volute dire tutte, basta, le deleghe. Basta. Così. Manca anche i servizi sociali, ma ecco, va bene così. Aggiungiamo. Oggi non ne parliamo qua, ma è importante anche una fetta importante della nostra regione. Commissario di qualcosa. Di qualcosina diventerò commissario, forse, vedremo. Buongiorno a tutti, grazie e sono ovviamente molto contento di essere qua con voi. Ho ascoltato con grande attenzione le parole introduttive di chi mi ha preceduto e penso che c'è un filone che ci lega tutti insieme e che debba vedere in questa sala un pizzico di orgoglio da parte di tutti, che è stato avere una visione in un certo momento storico della nostra città, del nostro territorio, che consente a quei ragazzi che vedo là in fondo e a tanti altri ragazzi di avere una prospettiva nel nostro territorio. È qualcosa di straordinario. Solo 15 anni fa questa prospettiva si faceva fatica a vedere e penso che le cose non accadano mai per caso e quindi credo che vada condiviso con tutti voi un pezzettino di crescita molto importante del nostro territorio che ha saputo vedere qualcosa prima che accadesse e penso che questa sia una grande qualità delle istituzioni, una grande qualità di un accompagnamento istituzionale che deve essere assolutamente forte quando parliamo di sviluppo imprenditoriale, deve essere assolutamente forte quando leghiamo lo sviluppo imprenditoriale, la capacità e la crescita professionale dei nostri ragazzi. E quando nacque il Miglio Blu, con il sindaco Peracchini, ce lo ricordiamo, ringrazio Patrizia Saccone che ha ovviamente voluto organizzare questo convegno molto importante, penso che una delle più grandi attenzioni e preoccupazioni, guardo anche il presidente di Confindustria, che avevamo avuto in allora, era quella di non limitarci a dire Miglio Blu, quindi un qualcosa di tangibile anche a livello infrastrutturale, che aveva anche dei finanziamenti importanti per essere realizzato, ma che dietro ci fosse una filosofia di crescita culturale, di crescita professionale, del bello che ovviamente sta assolutamente in sinergia e complementare con la nautica di lusso, attenzione, anche della capacità poi di manutenzione di tutte queste imbarcazioni che esportiamo per circa l'86% all'estero e reimportiamo per il 55% per mantenerle e tornano a mantenerle in Italia. E penso che sia un grande vanto della provincia della Spezia, della nostra regione, ma la Spezia in particolare penso che ci abbiamo creduto un pochino di più. E questi momenti, queste giornate non possono che spingerci ad andare anche oltre, a cercare ovviamente di continuare a far crescere questo territorio nel modo più compatibile possibile con le scelte dell'autorità portuale, con l'ambiente, con anche una capacità. Guardate, domani inaugureremo il nuovo restyling del cantiere Riva Ferretti, abbiamo visto che cosa è nato con la San Lorenzo, che cosa ha fatto Italian Sea Group, cosa fanno tutti gli altri gruppi. Ormai non è nemmeno solo quello che c'è dentro i cantieri, è anche quello che si vede da fuori. E questo è un salto culturale veramente molto importante. Io penso che questa condivisione di oggi, questo metodo di lavorare, questa capacità di raggiungere l'obiettivo vada condiviso con ciascuno di voi pezzettino per pezzettino. Ora abbiamo un grande salto, cioè quello di non fermarci, quello di cercare di aumentare la capacità sul nostro territorio di elevare qualità professionali che possano sempre di più essere pronte ovviamente a rispondere alle esigenze del mercato. Un mercato sempre più qualificato, un mercato che ovviamente ha bisogno di grandi professionisti e di grandi giovani che vogliono ovviamente crescere sul nostro territorio e che deve trovare delle opportunità di accompagnamento fondamentale da parte di tutte le istituzioni che sono qua sedute e qua rappresentate. C'è un altro tema su cui dovremo riflettere perché siamo in Liguria stretti e lunghi ed è il tema spazi. Noi dobbiamo recuperare assolutamente spazio, lo dobbiamo fare anche, consentitemi di entrare un pochino più diciamo in quelle che sono le caratteristiche delle mie deleghe, anche cercando di modificare l'assetto infrastrutturale del nostro territorio che ci deve consentire di avere più spazio per quelle manutenzioni di cui dicevamo prima che diventeranno un tema molto centrale da qua ai prossimi anni. Penso che sia una grande sfida, sappiamo quanto è stato importante avere almeno una manifestazione di interesse per le aree Enel voluta fortemente dal sindaco, dalla regione, se mi consentite anche dal presidente Toti al quale voglio dare un grande
abbraccio, perché quella capacità di visione, quella capacità di scelta, quella capacità di vedere anche qualche cosa che ancora non c'è, ovviamente, cioè nel recupero di quelle aree, penso che trovi nella nautica, nel suo sviluppo, nella capacità di crescita, anche un grande senso di responsabilità che con Confindustria, con tutte le categorie datoriali e anche sociali, perché ovviamente non abbiamo mai lasciato indietro, e mi fa piacere che Mario Sommariva lo abbia sottolineato, anche l'aspetto sociale che sta dietro ad ogni lavoratore, dal più semplice a quello più qualificato, per noi sono tutti importanti e penso che lo si veda questo spaccato di società, questo spaccato di crescita, questo spaccato anche di necessità di trovare le soluzioni anche alle fermate degli autobus quando finiscono i turni di lavoro, e credo che sia un sintomo anche di come una società che accoglie, una società che ha bisogno di manodopera qualificata e anche di manodopera importante per queste aziende, abbia bisogno anche di fare delle scelte di tipo sociale. E penso che sia una sfida in più che dobbiamo saper cogliere tutti insieme, con eventi come questo che penso certifichino ciò che abbiamo fatto di molto importante in tanti anni di lavoro, e quindi con un pizzico di orgoglio, come dicevo prima, ma con il grande stimolo a continuare a fare sempre di più. E lo dobbiamo fare con voi, e l'ultimo ringraziamento lo voglio dare a tutta la classe imprenditoriale che ha saputo investire sul nostro territorio, che ci ha creduto, che ha costruito dei legami, dei percorsi di crescita, anche non facile, perché guardare che vedere quello che si vede oggi su Viale San Bartolomeo e vederlo diciamo in un futuro che non era così semplice da immaginare, ripeto, solo 15-20 anni fa, vuol dire anche grande capacità imprenditoriale, grande capacità manageriale, e penso e credo che il lavoro che è stato fatto sia stato un lavoro molto importante. C'è Spezia, che è diventato l'hub centrale della nautica di lusso, non mi dimentico che ci sono anche delle altre aree del nostro territorio. Abbiamo l'unico fiume navigabile della Liguria, il fiume Magra, è un fiume dove i grandi cantieri navali hanno impostato una parte del loro lavoro importante, quindi c'è un territorio che cresce, c'è un territorio che vuole essere compatibile, ovviamente c'è un territorio che va infrastrutturato nel migliore dei modi per poter accettare questa grande sfida. Penso che sia una delle, diciamo, partite più significative su cui stiamo lavorando in questi mesi, e abbiamo lavorato in tanti anni ovviamente tutti insieme, e credo che sia giunto veramente il momento di provare a fare ancora quel salto di qualità che tutti auspichiamo, perché questo territorio possa continuare a crescere e consolidare quello che abbiamo saputo costruire, perché è importante che a una crescita poi possa seguire anche un consolidamento del percorso che abbiamo fatto tutti insieme. Grazie veramente di cuore a tutti.